Ossia, una saga. Mamma mia, sembra l'orecchia di un cane, mi rendo conto. Mamma mia. Ciao cari care, buongiorno, buonasera, sono Violetta. Questo è un video tag che si chiama La mia prima volta, ossia una serie di domande riguardo la prima volta che si è fatto qualcosa. È un tag in collaborazione con una ragazza che si chiama Cinzia, ovvero 2000 Zaida, o Zaida, devo essere sincera, non so come si pronunci. Cinzia mi ha proposto questa collaborazione tanto tempo fa e finalmente adesso riusciamo a farla. Se volete andare a vedere anche le risposte alle domande di Cinzia, vi lascio il link del suo canale nell'info box. E nell'info box vi metto anche il link della playlist sul Festival del Film di Roma, dove ci saranno caricati tutti i video che ho girato con l'emittente web Kinetoscopio. Troverete 3 mini video recensioni su 3 dei film in concorso al festival. Ciao Italia, spero che il mio film ti piace. Considerando che il fio chiamano Faciolo, mi rimetto comoda che qui sto da paura. E 2 servizi di interviste, dove vado a fare domande a cazzo dei cani alla gente. Uno dei 2, tra l'altro, è sulla serata dell'anteprima di Hunger Games. Il delirio, un potete capire. Se andate a vedere quel video un pochino potete capire. C'è il panico più totale, gente che strilla. Sono troppo emozionata. Ma cominciamo subito con la prima domanda. Parli ancora con il tuo primo amore? Allora, il mio primo amoretto è stato in quinta elementare. Era un ragazzino che era in classe con me e si chiama Giacomo. Mi ricordo che era bellissimo, era pure bello dragagnotto. Però aveva 2 cose che mi piacevano troppo: una bella boccuccia a cuoricino e un gran senso dell'umorismo. Mi faceva ammazzare dalle risate, vi giuro. E me sono innamorata. Se lo sento ancora? No. Però ce l'ho tra gli amici di Facebook. Qual è stata la tua prima bevanda alcolica? Sì, ho bevuto qualche drink. Boh, non mi ricordo. Qual è stato il tuo primo lavoro? Avevo 19 anni, ho fatto l'assistente al montaggio per Incantesimo 9. Bello. Qual è stata la tua prima auto? Quella che ho ancora adesso. Una Daewoo Matiz verde acqua. C'ha 10 anni perché è del 2004. Però io amo quell'auto, perché lei c'è sempre stata nei momenti migliori e peggiori della mia vita. In quell'auto ci ho fatto le ore piccole con le amiche a sparlare di tutto. Ci ho fatto le cose zozze. Sei una bella puttanella. L'ho incidentata e risistemata, rincidentata e riaggiustata un'altra volta. Mi ha portato dappertutto, su e giù per Roma, su e giù carica di attrezzerie per i cortometraggi, per i provini, per i videoclip. Mi ha portato a Pescara, a Olbia, a Golfo Aranci, ovunque. Hai ancora bisogno di un passaggio? Avvicina col pollice! Io amo quell'auto, gli ho dato persino un nome, si chiama Bimba. Patetico. La prima persona a cui ho pensato stamattina: all'uomo della pubblicità dei marshmallow. Marshmallow. Oh mamma. Chi è stata la tua prima insegnante? La vita, chiaramente. La mamma, chiaramente. A maestra Branca, che penso, comunque mi odiasse perché era una vera frignona, ragazzina. Piagnevo sempre, sempre, stavo sempre a piangere. Cioè, non era fattibile per me vivere in un ecosistema con altri marmocchi come me. Cioè, non mi sentivo abbastanza regina, capito? Odiavo socializzare e quindi piagnevo. Oh mio Dio! La prima volta che sei stata in aereo? Per andare a Dublino in campo scuola. Solo che durante il campo scuola mi sono raffreddata, perciò sull'aereo al ritorno la pressione mi ha tipo compresso il cervello. Quando sono arrivata sono stata a letto a dormire un giorno intero, aspettando che il cimurro mi decomprimesse il cervello. Sto ancora aspettando. Chi è stato il tuo primo migliore amico? Ci parli ancora? Allora, si chiama Giorgia, all'epoca avevamo tipo 4 anni. L'ho conosciuta all'asilo. Ci piaceva pensare di essere gemelle perché siamo nate lo stesso giorno. Soltanto che lei è riccissima e biondissima. Pure lei ce l'ho su Facebook. Che cosa schizza! La prima volta che hai dormito a casa di qualcuno? Allora, non so se è stata la prima volta che ho dormito a casa di qualcuno, ma sicuramente se siamo fatte tantissime pigiamate poracce con la mia amica Ilaria nel periodo del liceo. Che ride, vi giuro, che ride. Sai proprio ride di cose che se mo ve le racconto non fanno ridere nessuno, capito? Però quando sei adolescente, è giù a ridere. La prima persona con cui hai parlato oggi, mio padre. Gli ho detto, voglio latte. Sì, maestà.
te. E lui si è messo a fare una colezione. Al matrimonio di chi si è andato per la prima volta? A quello dei Roberti, ovvero quello del fratello di mio papà Roberto, che si è unito in matrimonio con la fidanzata Roberta. Io c'avevo tipo 10 anni, giù di lì diciamo. Però mi ricordo che era il 24 maggio, perché mia madre non faceva altro che cantare il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Che devi fare? È una partigiana. Che devi fare? Per le formiche oppresse di tutto il mondo! La prima cosa che hai fatto stamattina? Andar bagno? Fantastico! Il primo concerto a cui sei andata? A me, quello dei News. Stavo in fissa da adolescente e ci avrò avuto 15 anni. Tipo, il primo concerto a cui sono andata per loro. Qual è stato il primo osso rotto? Vi dico la verità, è successo neanche da troppo, cioè penso tipo un paio d'anni fa. Ero andata a farmi 3 giorni a pescare con le mie amiche Gabri e Robby, perché Robby è di lì e quindi c'è a casa sua. Beh, vi dico solo che ritorno per mettere le cose nel portabagagli, a un certo punto pio il portellone e faccio BAM! Su ste due dita qua, l'indice e il medio. Bello, guarda, un bel momento, devo dire, è veramente un bel momento. Anche perché per il ritorno guidavo io, capito? Il giorno dopo dovevamo andare tutti a lavorare a Roma, quindi si doveva tornare per forza e ero l'unica stronza che c'aveva la patente. E quindi niente, io ho guidato con 2 dita dalla mano sinistra di meno, con una specie di sacchetto accroccato con dei ghiacciolini dentro. Una cosa poraccissima. Ho portato le dita steccate così per 2 settimane, c'era tutta una retina intorno, andavo in giro come un sottomarino, una cosa veramente imbarazzante. Il primo piercing? Non ce l'ho il piercing. Cioè, non lo so, il secondo buco vale? Ci ho infilato i piercing in effetti. Però piercing tipo buchi nel naso, qua sopra, sull'ombelico, sui capezzoli. Abbiamo capito. Il primo paese straniero in cui sei andata? L'Irlanda, a Dublino. Sempre la stessa volta che mi sei inscivurrito il cervello. Sì, ho sentito. Il primo film al cinema? C'avevo 3-4 anni, era La Sirenetta. Oh, che bello, mio Dio. Mi è venuta voglia di vederlo. La prima volta in prigione? Oddio, ancora niente in realtà, però vedrete che succederà presto. Comunque se sarà un manicomio criminale, secondo me. C'è un discorso molto calzante che fa Jack Nicholson ad Adam Sandler in Anger Management e dice: ci sono due generi di persone irascibili, esplosive e implosive. Esplosivo è il genere di individuo che si mette a inveire contro la cassiera che non gli accetta i buoni pasto. Implosiva è la cassiera che rimane tranquilla giorno dopo giorno e alla fine spara e fa secchi tutti. Ecco, io sono la cassiera. Il primo compagno di stanza? Mio fratello. Nasciami fratello, eh. Ah, Pedri, ma che si è combinato? Te sto a bocca in camera. Se avessi un desiderio da esprimere, quale sarebbe? Questo non si dice, è un segreto, se non si avvera, no? Davvero? Una cosa che vorresti imparare se avessi la possibilità. Il pianoforte. Penso che non aver imparato a suonare il pianoforte sia il più grande rimpianto. Non so cosa dirti di fare. La prima beauty guru che hai visto? Giuliana, Make Up Delight. Me sta troppo simpatica con quell'accento catanese tutto strascicato. Peggio che è. E questo era tutto per oggi. Prima di salutarvi, vi consiglio di andare a vedere la pagina Burnt Macarons, di cui vi lascio il link qui sotto nell'info box. È la pagina di Eleonora e Claudia, una colorista e una disegnatrice leccesi. Eleonora, tra l'altro, è una mia cara amica che ho conosciuto quest'anno quando sono scesa a Lecce. I loro disegni sono splendidi, quindi vi consiglio veramente di andarci a dare un'occhiata. Saluto tantissimo Eleonora. Non dimenticate di andare a dare un'occhiata alla playlist di Kinetoscopio. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi siamo una cifra, ciao!